Ciao a tutti, video dei prodotti preferiti beauty del mese di settembre, in cui sono tornata, come tutte, penso, un po' a truccarmi, ma non ancora in maniera di quelle proprio entusiasmanti, tant'è vero che ancora non riesco a usare prodotti per la base, io metto solo la cipria e basta, un po' di correttore quando proprio devo, perché qui è ancora umido e quindi a fasi alterne, a giorni alterni, mi dà molto fastidio. Ho provato una volta a mettere un goccino di fondotinta, ma ne sono pentita amaramente. Dunque, da che cosa cominciamo? Cominciamo dai prodotti per occhi. Per quanto riguarda gli ombretti, sicuramente uno dei prodotti che ho usato di più è la palette della Zoeva, questa qui che specchierà l'impossibile, comunque la Cocoa Blend, che avrete visto in 257 milioni di video che ve ne hanno parlato bene perché assolutamente ha una fama meritatissima. Ha una gamma colori che mi piace da impazzire, a parte alcuni che sono magari un pochettino più estivi, soprattutto per i miei toni, ma ce ne sono altri che comunque sto continuando ad utilizzare. Ad esempio oggi porto sia lui che lui nel trucco che ho fatto oggi, che è un mix però di varie palette. E è un pochino polverosa e io in questo caso prediligo fare prima gli occhi e poi la base, perché so che soprattutto alcuni colori, ad esempio questo è polverosetto, e me lo ritrovo sempre un po' in ogni dove sotto l'occhio, ma sono dei colori spettacolari. Mi piacciono tanto, si sfumano benissimo, non ci vuole chissà quale mano esperta per utilizzarla, quindi direi che assolutamente è una palette che merita. Come merita anche la Naked Smoky che ho preso verso metà mese. La sto usando in maniera continuata, che sia da sola o che sia, ecco appunto come oggi l'ho mischiata con la Cocoa Blend, l'ho usata praticamente sempre. Non ho ancora usato tutti i colori. Allora, la palette è questa, ma la conoscete benissimo, quindi non è che mi soffermi più di tanto sugli swatch dei colori. C'è un pennello, come al solito io mi trovo malissimo con questi pennelli, è leggermente meglio di quello della Bystré. Ma da qui a dire che sono pennelli con cui ci si possa truccare, allora, per una mano non esperta, quindi per una persona come me, no, a me questo pennello, questa tipologia di pennelli non piace. È un sintetico troppo sintetico, sembrano proprio, sembra nylon allo stato puro, per cui è molto rigido, molto plasticoso. Questo tra l'altro non mi piace neanche come è tagliato, il mio perlomeno è tagliato male. E anche questo piccolino ho provato ad utilizzarlo per andare a applicare sotto l'ombretto e sfumare, è troppo rigido, troppo plasticoso, come vi ho detto. Ho fatto anche una prova una volta ad usare solo questa palette e questo pennello per fare tutto il make-up occhi, è venuta una cosa guardabile, ma sinceramente con estrema difficoltà. Quindi non lo so, a me non piacciono questi pennelli. C'è poco da fare. La palette mi sta piacendo e la trovo anche molto meno polverosa rispetto ad altre che ho. Io della Urban Decay ne ho tante di palette, quindi non vi parlo solo di queste, la Vice, ce ne ho diverse oggettivamente. I colori mi stanno piacendo, la sto usando sia, oddio, per trucchi utilizzando, ecco, i matte, questi sul marroncino e questi primi colori così da tutti i giorni. Non ho ancora usato tutti i colori scuri. Neanche questo grigio ho ancora mai usato, quindi questa parte centrale l'ho usata ancora poco. Poi piano piano, insomma, ve ne parlerò meglio, ma sicuramente è la palette che sto prendendo più spesso in assoluto da metà mese di settembre a questa parte. Per quanto riguarda i blush, vi faccio vedere due blush, uno di cui mi avete sentito parlare già nel corso del mese, e questo non mi ricordo se ve l'ho già fatto vedere, ma lo sto usando una continuazione ed è un blush di quelli di e.l.f., quelli carini, tranquilli, che costano poco. Se vedete la mano tutta rossa, perché avevo fatto un altro video con altri swatch e mi è rimasta la mano tutta rossa. E questo è il Berry Merry, questo qui, sempre con le targhettine lillipuziane di e.l.f., ed è questo colore qui, molto carino, è quello che porto anche oggi. Ah, l'ho già swatchato. È questo qui. Questo qui, vedete, è luminoso, ha questa base, questo color berry malva.
comunque spento con questa luminosità che è data da questo sbrillio dorato e lo trovo molto carino. Oggi l'ho usato sia come blush sia per andare a sfumare la matita sotto l'occhio, quindi anche multifunzione, lo prendo un po' per tutto e mi sono accorta che è quello che alla fine prendo più spesso perché con poco dà un po' di luminosità al viso senza essere eccessivo e mi piace tanto, è molto carino e anche una discreta durata. E sono quei prodotti di Elf, io non è che proprio ami molte cose della Elf, però di questi blush, anche i blush cotti, c'è qualcosa davvero di molto carino, interessante e costano molto poco. L'altro, me lo faccio rivedere perché oggettivamente quando non uso lui, uso lui, ed è quello di The Balm che si chiama Houndstooth, così. Ed è questo colore assolutamente naturale, rosa, rosa naturale, un matte senza sberluccichi. Vedete, è così ed è questo che vi ho messo qui. Eccolo, questo qua. Che tra l'altro questi sono blush che si sfumano veramente molto 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 bene. Poi, per quanto riguarda gli smalti, la fissa assoluta del mese di settembre sono stati i nude, cioè è stato il mese dei nude, sia come rossetti che come smalti. E questi due l'hanno fatta un po' da padrone insieme a quello che indosso, che di nude non ha niente, ma che mi piace tantissimo. Questo è lo 020 Silk della linea Nail Foundation della P2, che è fantastico, mi è piaciuto tantissimo, anche la tonalità è davvero molto bella. Io li ho trovati in una OVS, ma non tutte le OVS hanno lo stand purtroppo della P2. Questo invece è il 150 Cute Girl, che non ha una copertura assoluta dell'unghia, ma soprattutto sull'unghia un po' corta, rimane molto lucido e dà un effetto manucurata, elegante ed è un po' un colore passepartout. E anche quando la mano ancora ce l'ho abbronzate, non ovviamente come a fine agosto, però anche con la mano, insomma, che si sta piano piano sbiancando, l'effetto mi piace molto, quindi ve lo consiglio perché ecco, si mette in maniera molto veloce e sono quei colori non invasivi che poi stanno bene un po' con tutto, insomma, mi piace molto. L'altro che mi ha rapito completamente il cuore è il Power Pro, il 22, che è quello che indosso della... Si legge, boh, chi lo sa, non si sa, della Kiko, e questo colore io lo adoro totalmente, lo adoro, e questo qui l'ho messo non lo so quante volte nel corso del mese di settembre, l'ho rimesso anche adesso che siamo in pieno ottobre, perché mi piace da impazzire, perché poi quando non so bene che cosa scegliere, oppure perché magari è tardi, non ho voglia di mettermi lì a scartabellare, prendo sempre lui, ormai proprio è... L'ultimo che vi faccio vedere è questo, di cui vi ho già parlato anche in un altro video, che è il Color Stay Gel Envy nella colorazione 460 Hold'em, lui. Ed è fantastico perché è elegantissimo, secondo me ha un tono più scuro rispetto a come lo vedete in boccetta, ed è questo color melanzana con questo grigio di fondo spettacolare. Mi è piaciuto tantissimo questo smalto. Poi arriviamo ai rossetti. Sui rossetti non vi ho portato qui i rossetti di cui vi ho straparlato nel corso del mese che sapete che adoro, cioè i rossetti di Kiko, vi lascio qua il video dove ve ne ho parlato, ve l'ho fatto vedere da soli, lo 01 e lo 02 li uso una continuazione, lo 04, mi sembra che l'altro che ho è lo 04, giusto? Mi pare di sì, non sono sicurissima, guardate il video. Lo uso di meno perché comunque su di me prende una colorazione abbastanza intensa, ma quando trucco poco gli occhi mi piace mettere quello perché ho la matita, quindi faccio subito, matita abbinata, rossetto, tutto, si mettono in maniera velocissima e mi dà una bella luce al viso. Ma lo 01 e lo 02 sono strepitosi. Non ve li ho presi, non ve li ho portati perché ve ne ho parlato davvero tantissimo, come dei colori nude che ho preso nell'ultimo periodo, i rossetti di Wet n Wild, i rossetti di Giordana. Vi lascio qui sia il video di Pennylandia, in cui all'inizio vi ho parlato anche di una cosa che faccio molto spesso con i rossetti chiari e le matite un po' a contrasto, e vi lascio pure il video dello spacchettamento in cui vi ho fatto vedere i rossetti che ho preso appunto i Giordana Matte e il, mi sembra, uno o due di Wet n Wild, non ricordo. E per non ripetermi, vi faccio vedere quelli che magari non ho preso più spesso nel corso del mese, ma ho preso e sto continuando a prendere adesso nel mese di ottobre perché sono colori che io amo e quindi magari nell'occasione, quando mi trucco in maniera più particolare, ho preso questi rossetti qua. Uno è quello che indosso oggi con la matita, questa qui della Essence che ho preso da poco, la 070 Plum Cake.
questa che vi ho fatto vedere, non so se metterò prima questo o l'altro video, in un video di acquisti che ho fatto di recente. E il rossetto in questione fa parte della collection privée della L'Oréal, quella dei nude, che penso sia la prima che è uscita, e questo è il rossetto di Frida. Ogni rossetto della collection privée è uscita la nude, la più red, e adesso è uscita quella dei rosa che sta imperversando, la state vedendo un po' abbastanza spesso in giro, che si chiama la Vie en Rose. E che appunto tutta sulle tonalità del rosa, ovviamente. Ogni attrice o modella, testimonial della L'Oréal, ha una sua tonalità ed è stato creato un rossetto e uno smalto abbinato. In questo caso, appunto, io ho quello di Frida ed è spettacolare perché è un malva. Questo è una sorta di equivalente dei luster di MAC, quindi rimane traslucido. L'effetto è questo ed è bellissimo. Questa matita matcha alla perfezione, quindi il rossetto, se lo trovate, questa linea, trovate ancora qualcosa, forse in outlet. Quando sono passata l'altro giorno ho visto che c'era ancora qualche cosa, non so se nello specifico fosse questo perché non sono entrata per i rossetti, ero entrata da L'Oréal per altre cose, e con la coda dell'occhio ho visto degli astucci neri, ma non so se fosse questo nello specifico. Poi ho ripreso anche i più red, che sono questi, ed io ho il Letizia e il Blake. Letizia e Blake. Anche questi a me piacciono da impazzire. Il Blake ricordo di aver messo anche nel corso del mese di settembre una foto dove lo indossavo perché è favoloso. Lo rimetto sulla mano rossa, tanto per quanto sia, si capisce. Ed è proprio un bellissimo rosso freddo. È favoloso questo rossetto e hanno anche una texture favolosa, mi ci trovo benissimo. L'altro è un colore molto più autunnale, il Letizia, ed è dal bullet sembra molto più scuro. In realtà prende poi una forte connotazione berry quando lo andate ad indossare. Io adoro questo colore, c'è poco da fare. Questo qui. Spero che si vedano bene perché oggi c'è un tempo un po' del piffero e brutto tempo. E poi questo per quanto riguarda quindi rossetti L'Oréal che adoro. Adesso della collezione nuova, il colore che mi interessa ovviamente in Italia non esce, perché come sempre non arriva tutta la gamma. Se escono 6 colori, da noi ne escono 4, se ne escono 5 ce ne mandano 3. Sempre così, una scarpa e una ciabatta, come si dice. Altro rossetto che mi piace da impazzire, e riandiamo però in colorazioni assolutamente più portabili, nel senso anche per tutti i giorni, è il Rapture, che non vi ho fatto vedere nei top dell'autunno, ma io adoro questo colore, lo metto spessissimo in questo periodo, della Urban Decay. Adoro questi rossetti, ma lo sapete già. Il colore è questo ed è un malva con una bella connotazione, insomma, di rosato, ma rimane spento. Un colore favoloso, veramente bello. Sono tra i più confortevoli a livello di rossetti cream che abbia e sono proprio belli. Ci sono anche delle bellissime colorazioni. E ultimo, questo della Wycon, che era di una collezione, ma credo che si trovi ancora. Dovrebbe essere lo 05 Malva Scuro. Dico dovrebbe perché il numero è talmente piccolo che, nonostante io abbia 11 decimi, non lo leggo. Quindi proviamo a fare così: se lo mette a fuoco, perché sta targhetta altro che quelle di Elf, è anche peggio. Boh, vabbè, non lo so se mette a fuoco. Comunque, sicuro è Malva Scuro. Questo colore è stupendo. Io l'ho preso, mi sembra, a fine primavera, era già estate, quindi non l'ho messo tantissimo perché è un colore secondo me pazzesco per questa stagione. Sono dei rossetti un po' con effetto mousse, non ha una durata di quelle fantasmagoriche, ma non tutti i rossetti devono avere una durata di 290 ore, altrimenti non sono buoni. Secondo me è un buon rossetto, è molto morbido, a me non fa schifezze, quindi non si va spostando, non mi fa accumuli, lo riesco ad applicare anche in maniera abbastanza veloce, che è un altro punto a suo favore, e pur non avendo un'estrema durata, perché magari mi svanisce un po' l'attaccatura delle labbra, si riesce a rimettere senza fare pastrocchi, perché non va a fare spessore, quindi con quello che magari ancora avete applicato, insomma, non fa schifezze. E il colore è stupendo. Quindi, comunque sia, io mi sento di consigliarli questi rossetti, perché a me, io ho solo questo, ma mi sta piacendo, il colore è veramente fotonico.
Penso di avervi fatto vedere tutto per questo mese. Noi ci vediamo come sempre con questo appuntamento il mese prossimo, ma va, sempre queste notizie vi do incredibili. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio. Vediamo che non venga giù un'altra tempesta tropicale.